Antonio Giordano, presidente e fondatore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine. Professore, sulla sua biografia lei ha scelto una frase: gli uomini si dividono in due categorie, quelli che vogliono fare e quelli che vogliono avere il merito di ciò che si fa. Meglio appartenere alla prima categoria, dove vi è assai meno concorrenza. Perché ha scelto questa frase di Agostino Rocca per introdurre la sua biografia? Ho scelto questa frase per introdurre la mia biografia perché chiaramente è nel nostro passaggio terreno tutti quanti noi dobbiamo cercare di lasciare un'impronta e dobbiamo lasciare un qualcosa che ci possa far ricordare anche nelle generazioni a venire. E in particolare questa frase l'ho scelta proprio perché è legata a quello che io vorrei lasciare ai miei figli, cioè vorrei lasciare o vorrei dare un contributo nella disciplina che io ho scelto, che è la ricerca scientifica, quindi la medicina, che possa in un certo senso migliorare la qualità della vita negli anni a venire. La gente incomincia a chiedersi quale sia la correlazione che ci sia tra rifiuti, sversamenti illegali e le patologie tumorali. Lei ci può dare una delucidazione in tal senso? Guardi, io non posso che dire che viviamo in un'area, la Campania, molte zone della Campania, dove gli insulti esterni dovuti allo sversamento dei rifiuti tossici sono evidentissimi. Noi abbiamo nei nostri terreni delle sostanze che se si mettono a contatto con qualunque essere vivente, lo distruggono o ne cambiano completamente le caratteristiche. Quindi io parlo non solo di amianto, parlo di clorovinile, di benzopirene, di metalli pesanti e tanti altri. Io alla conferenza sicuramente il generale Costa vi potrà dire delle sostanze che sono state riportate alla luce nei nostri terreni e che hanno contaminato anche quei campi dove c'è una alta produttività di ortaggi, di frutta, di alimenti che riempiono le nostre tavole. Poi è chiaro che i dati scientifici dimostrano che la percentuale di patologie tumorali e anche di altre patologie è aumentata in maniera logaritmica. Neanche a farlo apposta, molte di queste patologie sono legate in particolare alle sostanze che si trovano in maniera in quantità enorme nel nostro ambiente. Un ambiente che è contaminato a tutti i livelli, a livello della terra, a livello dell'aria e a livello delle acque. Quindi noi siamo così colpiti in più parti e la nostra natura ci restituisce una serie di sostanze tossiche che sta cambiando completamente la base genetica dei cittadini campani. Noi geneticamente nei prossimi 20-30 anni saremo completamente una popolazione differente da quella di 50 anni fa o 100 anni fa. Ecco la cosa più grave. Poi è chiaro che il legame, come nesso di causalità, è una colorita fantasia italiana, perché il problema della causa in effetto ed effetto in un paziente oncologico è impossibile andarla a determinare. Cioè, anche perché nel momento in cui si subisce un insulto esterno, esistono tutta una serie di danni a livello, dei geni, in un periodo, in un arco di 25-30 anni. E quindi andare a vedere questo cambiamento, riuscire a trovare il colpevole, immediato nel momento in cui si fa la diagnosi, è chiaramente impossibile. Ma qualche colorito, ma qualche fantasioso o creativo
professionista sia nel campo medico, quindi qualche collega che chiaramente mi costa molto chiamarlo collega, è riuscito insieme a esperti nel campo legale o ad altri a venire fuori con questa teoria, che è una teoria totalmente italiana. Nel frattempo si continua a morire, abbiamo nelle nostre famiglie, in ogni famiglia abbiamo la campana, abbiamo un caso oncologico o l'apparizione di alcune patologie che erano rare tanti anni fa. Professore, infatti nel cosiddetto triangolo della morte, che è proprio la zona dove sarà organizzato questo convegno a cui lei non ha potuto presenziare per ragioni di lavoro, studi di ricercatori della Federico II hanno messo in evidenza che sono state ritrovate rane dal DNA alterato in località Bosco Fangone. Questo in effetti è da addebitare quindi alle condizioni pessime da un punto di vista ambientale. Io sono felice che questi studi vengono, si stanno moltiplicando, ma questa è una denuncia che fu fatta quasi 40 anni fa da mio padre, e noi abbiamo ripubblicato la copia originale del testo Ambiente e Salute, che è la prima mappa della nocività in Campania. C'è quel gruppo di ricercatori di cui mio padre dirigeva, che iniziò le campagne contro l'amianto, e anche tanti anni fa si diceva appunto che l'amianto non esisteva, il cosiddetto nesso di causalità, e poi anche allora ci furono i primi lavori col benzopirene, gli effetti sul DNA ed altro. È chiaro che più lavori scientifici vengono fuori e ancor più si rafforza questo che è il problema dell'impatto di sostanze tossiche sul nostro DNA e quindi sulla salute umana. Però, come ben sapete, non è, a questo punto non è più un compito scientifico, perché la letteratura mondiale oramai tutti possono controllare. Hanno invaso appunto la letteratura con una serie di pubblicazioni che dimostrano come la diossina è cancerogena, come tutte altre queste sostanze che ho menzionato sono cancerogene. Quindi non c'è realmente scientificamente da provare, da dare prove ulteriore di quello che questo è il danno. Io penso che il problema e le responsabilità continuano a essere da chi ha ignorato questo problema negli ultimi 50 anni. Professore, in Campania la ricerca scientifica è incentivata o osteggiata? La ricerca scientifica in Campania, e ci sono dei bravi ricercatori, non esiste a livelli competitivi. È una ricerca scientifica che è lottizzata con finanziamenti pubblici e anche della comunità europea, che vengono indirizzati se si hanno delle conoscenze specifiche alla regione Campania, se ci sono gli uffici che ti indirizzano, se si è amici di determinate correnti politiche o no. Il lavoro scientifico che abbiamo fatto noi sull'aumento dei tumori, che ha dimostrato appunto l'aumento, come i registri tumori fossero fatiscenti, è stato un lavoro scientifico che è stato finanziato dal Dipartimento della Difesa americano con un finanziamento ad hoc per il tumore della mammella nelle donne in Campania. Ma completamente ignorato dal resto delle strutture regionali. E anche adesso, per esempio, su alcuni finanziamenti che sono stati chiesti, c'è stato chiaramente un interesse politico
a non potenziare determinati gruppi di ricerca. Quindi questo è un altro discorso, questo fa parte di questo sistema balordo campano italiano in generale. La grande soddisfazione nostra, la grande vittoria, però speriamo che non sia una vittoria di Pirro, che abbiamo avuto noi scientificamente insieme a Padre Patriciello, alla Generale Costa, e che abbiamo completamente compiuto il nostro dovere, il nostro lavoro nelle nostre discipline di competenza in maniera indipendente, senza influenze politiche. Perciò ci troviamo tutti quanti oggi a poter dire e tutti quanti a poter gridare viva la terra, non puliamo la città, la terra dei fuochi, la campagna terra di veleni, e tutti adesso che salgono su un carro che non deve essere solo mediatico. E bisogna fare attenzione a evitare proprio quei politici che vogliono rifarsi una verginità proprio su un argomento, quei politici che hanno contribuito in maniera determinante negli anni a uno dei più grandi disastri ambientali mai avvenuti nell'era moderna. È importante aprire dei tavoli di lavoro con magistratura, tecnici, e selezionare i politici, quelli più illuminati, insomma. Perché? Perché è importante iniziare a fare delle proposte, formulare una serie di proposte di legge nuove, perché alla fine tu devi risolvere il problema a livello politico. Che il camorrista l'ha messo in galera, ma quello è un dettaglio, insomma. Bene. Il vero problema, il vero colpevole, come ho detto io, è a livello politico. E a livello politico noi bisogna creare e formulare una serie di leggi o regole, perché oggi non esiste, e lo dirà pure il generale Costa sicuramente, con gli ultimi, che poi il generale Costa tra poco annuncerà una serie di siti contaminati, spettacolare, quello è solo, dice, il vaso di Pandora è solo schiattato, ha detto lui, ma non è stato ancora completamente aperto. E allora il problema è proprio questo, è che non ci stanno, non, anche il magistrato che ha una serie di documentazioni ricchissime, però fino a un certo punto va l'indagine, perché poi non c'ha neanche il mezzo legale per poter condannare. Sì, la legislazione è carente. Allora, a questo punto che significa? Significa che se ci si affida a quei politici e a quei tecnici collusi tra di loro, non si arriverà mai a una soluzione del problema, perché il tecnico copre il politico copre il tecnico, e alla fine, chiaro? Senza un meccanismo di non ritorno. Non bisogna far perdere. La nostra lotta ha permesso ai cittadini, a quelli che soffrono, di poter loro dire qual è il problema. Noi abbiamo educato la massa, un po' la Chiesa, un po' quello, con tutti gli attivisti che sono stati. Noi abbiamo dato l'apporto scientifico, abbiamo dato l'informazione scientifica giusta per poter andare dal ministro dell'ambiente e dice non mi dice questa lì, per andare dal ministro della sanità non mi dice questa, cioè alla fine è chiaro quello che, e noi dobbiamo, la spinta deve essere dal basso, cioè dalla popolazione, e basta solo una parola. Quante famiglie, se voi mettete in una stanza 500 famiglie e dite a loro chi di queste famiglie ha un caso di tumore, alza tutti la mano. E là la spinta dei venti. Un amico magistrato che ha sconfitto i casalesi, che adesso è a Reggio Calabria, è il dottor Cafiro, mi ha detto: vedi Antonio, almeno adesso in Campania iniziamo ad avere un'organizzazione, una cultura. In Calabria, Reggio Calabria, è come Casal dei Principi 20 anni fa, aprite dei tavoli di lavoro. Il tavolo di lavoro itineranti con
guardate le leggi che ci sono, iniziate a mettere insieme un programma realmente che possa portare a un disegno di legge. È là che poi ci si muove a fare una marcia con 10.000 persone. Se no è tutto inutile. Ora le marce vanno bene. Una cosa è certa, che basta la telefonata e si muove 300.000 persone. Quindi io adesso ho coinvolto anche il calcio nato. Professore, io ne voglio parlare a mangiare. C'è un libro che è stato fatto ultimamente da alcuni miei concittadini. Ma noi perché ci battiamo? Perché ci battiamo per la campagna? Ci battiamo perché siamo innamorati della nostra terra. Certo. Se ci fottessimo la nostra terra, non ci battevamo. No, sono d'accordo. Ma perché qua che... c'è da solo, solo cioè, da essere perseguitato. No, io questo è un paese, cioè una regione splendida, veramente. Quindi, piena di risorse. Però la lotta la bisogna farla adesso, nel proporre. Gridare a vuoto non funziona. Chiaro? Noi. Mio padre 40 anni fa e noi adesso abbiamo messo alle corde il sistema con il lavoro scientifico. L'amianto faceva male, provato l'amianto che faceva male, aumento di tumori, provato. Adesso io un aspetto Mariano, magari...